continuano le zebre interviste nel mondo del nuoto. Sappiamo tutti che tra poco è tempo di campionati italiani assoluti a Riccione, Riccione che è stata anche la sede dei campionati giovanili, alias Criteria, con cui parleremo con l'amico e allenatore della Bergamo Nuoto, ma anche responsabile all over the time in the world forever, Mauro Comelli. Ciao Mauro. Ciao bello, sempre il solito bigolo sei. Certamente, ti ringrazio. Allora, parlavamo proprio di campionati Criteria che si sono disputati, mi sembra, settimana scorsa. Vado a memoria, giusto? Sì, sono finiti mercoledì 6 aprile. Come sono andati per quanto riguarda la tua società Bergamo Nuoto? E poi ti chiedo anche un resoconto, qual è stata una tua opinione sull'andamento generale dei campionati. Allora, per quanto riguarda Bergamo Nuoto, direi molto bene, tutti gli atleti a cui stavamo mirando i campionati italiani di categoria sono arrivati in eccellenti condizioni, hanno fatto i loro migliori o comunque si sono confermati sul loro livello. E per quanto riguarda invece gli atleti che puntavano agli assoluti, hanno fatto dei risultati discreti, per cui sono contento così. Il livello quest'anno era sicuramente più alto degli anni scorsi, secondo me la scelta della federazione di fare due manifestazioni per la categoria cadetti è servita a innalzare ancora il livello della manifestazione. Gli anni scorsi la categoria cadetti aveva un livello medio-basso rispetto alle categorie precedenti, quest'anno si è vinto delle cose molto belle. Un esempio è i due stile dove competeva una mia atleta, che quest'anno con 1,59-41 non andava neanche a podio. Sei arrivata quarta, per cui il livello è stato sicuramente più alto degli anni precedenti, per cui io direi che il movimento c'è, bisogna fare delle scelte di cercare di tutelare la crescita dei ragazzi, per cui fare le cose più a lungo nel tempo, ma io le proposte nella sede le ho fatte, vedremo che cosa farà la federazione per noi. Ci saranno tra pochissimo i campionati primaverili in vasca da 50 con i ragazzi senior che saranno impegnati. Tra questi c'è il grande problema di Marco Orsi, che sarà assente illustre causa quella sorta di virus. Insomma, che cosa ci si deve aspettare da questi campionati? Ma sicuramente, essendo anno olimpico, sarà un campionato di livello superiore a quello degli anni precedenti. Già adesso si stanno vedendo un po' in tutte le nazioni dei botti notevoli. Io conto di vedere dei tempi di accesso in finale molto più bassi degli anni precedenti. Per cui ci sarà da divertirsi sicuramente, anche in campo femminile ci stiamo muovendo bene con dei giovani che stanno crescendo molto forte, per cui vedremo quale sarà lo sviluppo. Sicuramente vedremo un bel campionato italiano assoluto. Vedremo un campionato italiano assoluto pulito. E di questo, di pulizia in termini sportivi, in termini di doping, non possono parlare delle nazioni quali la Russia e la Cina. E ultima notizia per i nostri ascoltatori, per chi non fosse aggiornato, è la clemenza della WADA riguardante il meldonium, che pare che se al di sotto del microgrammo praticamente non verranno puniti gli atleti che avranno presentato questo limite, che saranno entro questo limite di tolleranza. Ti chiedo un'opinione al riguardo, perché tu sei una delle persone nel mondo del nuoto che odia notevolmente la parola doping, ma odia qualsiasi forma di miscugli di medicinali o anche di biberoni soltanto, a partire dai giovani fino ai senior. Ma allora, sicuramente io sono convinto e fervido nelle mie convinzioni che non è necessario avere un'integrazione se il tuo fisico non lo richiede. Invece ultimamente vedo molti ragazzi che prendono sempre cose lecite, ovvio, io non ho mai visto nessuno prendere cose illecite, anche perché nel momento che vedo qualcuno prendere cose illecite, che sia un mio atleta o un atleta di un altro, gli do un calcio nel culo. Comunque, di cose lecite vedo un sacco di ragazzi di età anche molto giovane prendere beveroni, prendere magari qualche pastiglia di aminoacidi. Secondo me, fino a un'età evoluta, finché il fisico non recupera o non ha una patologia che ne necessita, non vedo la necessità di prendere medicinali o quant'altro. Per quanto riguarda il caso Meldonium, domanda mia è: ma se è un antischemico, tutti quelli che la prendevano erano a rischio ischemia? No, non credo. E allora perché cazzo dovevi prendere una sostanza del genere? Vuoi essere clemente? Clemente è un cazzo, se è doping è doping, l'hai beccato doping? Si fotta, lo prendevi prima, problemi tuoi, non dovevi prenderlo, finito lì. Lo sapevano tutti che era una sostanza che aumentava le prestazioni,
e l'hanno messo nelle sostanze dopanti. È ovvio che un medico che propone doping è più avanti della WADA che va a combatterlo. È come chi fa i computer. I virus saranno migliori sempre degli antivirus, ma una volta che è stato inserito nelle sostanze dopanti non c'è clemenza che tenga. Come, secondo me, quando uno viene trovato positivo al controllo antidoping la prima volta deve essere sospeso a vita, perché ha tradito tutti i valori dello sport. Ovvio, poi bisogna avere il buon senso. Se una persona, scusami, viene trovata positiva per un errore o perché ha preso una sostanza in un momento in cui stava realmente male e si è dimenticato di comunicarlo, se è certificato, un pochino di clemenza va dato. Ma qualora uno prende una sostanza dopante e lo sa, perché non ci prendiamo in giro, la squalifica deve essere immediata a vita. Ti chiedo un'ultima cosa, visto che le due nazioni coinvolte con il maggior tasso di dopati sono la Russia e la Cina, e guarda caso Russia e Cina non solo hanno un numero di atleti alto, ma hanno anche un bacino di utenza in vista Olimpiadi, parliamo di share, quindi di ascolti di pubblico da casa, che è molto alto, può essere una, diciamo, la motivazione per cui è stata adottata clemenza sulla Russia e per cui la Cina praticamente ha fatto quel che ha voluto con la WADA che ha chiuso due occhi? No, perché non penso che sia una cosa del genere, penso che sia semplicemente riferito al fatto che vedere determinati atleti di determinati livelli, quasi quale l'Efimova o quale anche la Sharapova, che sono stati pizzicati perché sono dei dementi, perché sono due dementi, una non ha neanche letto l'informativa, l'altra era la seconda volta che la pescano, hanno cercato di, essendo anno olimpico, di trovare una soluzione per far capire che va bene, ok, c'è il problema, ma cerchiamo di aiutare chi è stato trovato nei problemi. Ripeto, se è stato trovato positivo, sono cazzi tuoi. Basta non prendere niente, basta prendere sostanze lecite e vedi che i problemi non si pongono. Sei stato chiarissimo a riguardo, Mauro. Io ti ringrazio per essere stato ospite di questa Zebra Intervista e ci risentiremo sicuramente dopo i campionati italiani. Ok, io spero di vederti anche presto, che oltre ad essere una brava persona sei anche un amico. Testamento ai nostri ascoltatori con la prossima puntata delle Zebra Interviste.